Amici tecnologici, allora oggi vi voglio presentare il nuovo sito dedicato all'eco bonus sull'incentivo della mobilità sostenibile. Il sito è attivo da pochissime ore, è stato lanciato dal governo italiano nel piano di bilancio, appunto, dove ci sono tutte le varie cartelle sugli incentivi sia per le auto, come abbiamo visto anche nei nostri video passati, per gli scooter. Il sito è questo: andate su www.ecobonus.mise.gov.it. Qui troverete tutte le informazioni utili su come funziona questo eco bonus, come averlo, come prenotarlo. Inizialmente però diciamo che è parzialmente chiuso tra virgolette per i privati, è inizialmente aperto per le concessionarie, perciò le registrazioni andranno fatte, diciamo, dai concessionari, e poi successivamente, quando sbloccati dal governo, si potranno andare a iscrivere tutti gli interessati a ricevere questo eco bonus. Andiamo comunque a vedere cosa c'è scritto, cosa dice questo nuovo portale, come abbiamo detto, nuovissimo, appena lanciato sul web. E allora, eco bonus è la misura promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico che offre contributi per l'acquisto di veicoli a ridotte emissioni, così come previsto dalla legge di bilancio 2019. Abbiamo anche un tasto o un bottone, clicchiamo qui e ci apre tutte le varie informazioni. Poi abbiamo news, eco bonus alle ore 12 del 1 marzo online, la piattaforma per gli incentivi. Perciò, come vi ho detto, a poche ore che è stato abilitato il sito, anche se il video lo faremo uscire giorno 3 marzo, perciò dopo due giorni dalla registrazione del filmato. Non sarà un click day, la prima fase è dedicata solo alla registrazione dei concessionari, come vi ho spiegato prima. Poi sarà possibile chiedere i contributi. Perciò il primo step, perciò in questi giorni tutti i concessionari d'Italia si stanno iscrivendo a questo portale, poi successivamente toccherà a tutti gli interessati a ricevere, come abbiamo già detto, l'incentivo. Poi abbiamo FAC, le agevolazioni, area rivenditori. Andiamo a vedere FAC e qua ci dà le risposte alle tue domande su EcoBonus. Se non trovi la risposta alla tua domanda, contattaci. C'è anche qui il link, cliccando si apre un'altra pagina per contattarli direttamente. L'utente potrà registrarsi seguendo le indicazioni del manuale di registrazione. Anche qui abbiamo un altro tasto inserito nel testo, cliccando andiamo in un'altra pagina. Veicoli, allora le categorie sono veicoli, agevolazione, risorse disponibili, acquirenti, contributi e modalità di accesso. Andiamo su veicoli. Veicoli, quale categorie di veicoli sono agevolabili? Sono agevolabili le seguenti categorie di veicoli: automobili categoria M1, ciclomotori e motocicli a due ruote categoria L1 e L3. Per quanto riguarda M1, perciò le automobili devono essere nuovi di fabbrica, che producono emissioni di CO2 non superiore a 70 grammi per chilometro, che sono stati acquistati e immatricolati in Italia nel periodo dal 1 marzo al 31 dicembre. Il prezzo da listino, prezzi ufficiali della casa automobilistica produttrice, inferiore a 50.000 euro. Perciò
se devi acquistare un'auto per avere questi incentivi, come sappiamo massimo 6.000 euro, deve essere una vettura nuova, deve essere inferiore a 70 grammi per chilometro l'emissione di CO2, ma se una completamente elettrica arrivi a zero CO2, perciò vale ancora di più e ti daranno più soldi. Sono stati acquistati e matricolati in Italia, ovviamente. L'acquisto deve essere fatto dal 1 marzo in poi, fino al 2021. E il prezzo di listino non deve superare i 50.000 euro, perciò qui listino prezzo ufficiale della casa automobilistica produttrice, perciò solo auto max 50.000 euro, IVA esclusa. Per quanto riguarda i motocicli e i ciclomotori, categoria L1 e L3, devono essere sempre nuovi di fabbrica, i elettrici o ibridi, ovviamente, la potenza inferiore o uguale a 11 kW e acquistati e immatricolati in Italia nell'anno 2019. Perciò per i motocicli e motocicli, ciclomotori e motocicli, vale solo per quelli acquistati quest'anno 2019. Quali sono nel contesto della misura i veicoli a basse emissioni complessive? Per veicoli a basse emissioni complessive si intendono i veicoli rientranti nella categoria M1 con emissioni di CO2 non superiore a 70 grammi per chilometro ed i veicoli di categoria L1 e L3 elettrici o ibridi con potenza inferiore o uguale a 11 kW. Qua vi fanno, diciamo, il riassunto della tabella che abbiamo visto prima. Come si definiscono nell'ambito della misura i veicoli a due ruote a trazione elettrica ibrida? I veicoli a trazione elettrica sono veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo, ovviamente. I veicoli a trazione ibrida invece sono veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione elettrica, perciò utilizzato solo a generare energia elettrica per utilizzarla poi col motore elettrico, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo, funzionamento ibrido. Oppure veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti, funzionamento ibrido bimodale. Questo vuol dire che a differenza del primo caso, dove il motore a combustione serve solo per ricaricare le batterie, nel secondo caso il motore a combustione può essere utilizzato anche come, diciamo, fonte di rotazione per spingere la vettura, in poche parole. Il terzo è veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica con la possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste. Funzionamento ibrido multimodale, e questo invece è la terza variante, cioè il motore a combustione deve essere utilizzato sia per ricaricare le batterie che per spingere la vettura, ma nello stesso tempo la vettura può andare sia con solo elettrico che con solo termico. Quali sono le tipologie di veicoli maggiormente agevolate? Non ci sono riserve in merito alle tipologie di veicoli più agevolati
né rispetto alla destinazione d'uso. Perciò è un incentivo che vale per tutte le categorie. Possono essere auto private, possono essere flotte auto commerciali, possono essere taxi, eccetera, eccetera, eccetera. Un veicolo a chilometri zero è considerato agevolabile? No, perché ovviamente non rientra nell'asterisco nuovo, perché se è un chilometro zero non è nuovo, in quanto la prima immatricolazione del veicolo deve essere in capo all'acquirente derivante da prenotazione e non risultare già immatricolata in capo al venditore, concessionario, costruttore, importatore. Si precisa che il veicolo non deve essere immatricolato prima del 1 marzo 2019, come già avevano specificato nella tabella. Le biciclette a pedalata assistita sono considerate veicoli agevolabili? Le biciclette a pedalata assistita non rientrano in nessuna delle categorie di veicoli agevolabili. Sono infatti agevolabili solo veicoli di categoria M1 e veicoli a due ruote L1 e L3, ovviamente. Direi. È disponibile una lista di modelli di veicoli agevolabili? No. La normativa non prevede una lista chiusa di modelli agevolabili. Occorre verificare presso i singoli rivenditori o presso le case costruttrici importatrici se i veicoli presi in considerazione soddisfano i requisiti previsti dalla norma. Nel caso di veicoli dotati di impianto a doppia alimentazione metano-benzina o GPL-benzina, questi hanno emissioni differenti se utilizzati con alimentazione a metano o GPL rispetto all'alimentazione a benzina. Ai fini del riconoscimento dei contributi, quali sono le emissioni a cui fare riferimento? Ai fini del riconoscimento dei contributi, occorre fare riferimento alle emissioni definite in sede di omologazione per il veicolo in questione, ovviamente. Nel caso di veicoli a cui viene installato in concomitanza all'acquisto un impianto metano o GPL, questi rientrano tra veicoli agevolabili? No, i veicoli agevolabili sono solo quelli nuovi di fabbrica. Le caratteristiche di ammissibilità devono quindi corrispondere a quelle di omologazione da parte del costruttore, risultanti sulla carta di circolazione. Perciò se tu ti compri un'auto normale benzina e poi dopo gli fai mettere un impianto GPL, non puoi prendere queste agevolazioni, perché quell'impianto GPL o metano è stato messo dopo da te ma e non è uscito dalla casa costruttrice. Loro accettano solo vetture nuove di vacca uscite da casa costruttrice con quelle caratteristiche. Come posso verificare, ai fini dell'ammissibilità ai contributi, il livello di emissioni di CO2 grammo per chilometro solo categoria M1 e la potenziale nominale continua kilowatt solo per i veicoli di categoria L1 e L3? Bella domanda. Per i veicoli di categoria M1, ai fini del riconoscimento dei contributi, occorre fare riferimento alle emissioni definite in sede di omologazione, verificabili alla sua carta di circolazione. Ovviamente sì. Per i veicoli invece categoria L1 e L3, che come abbiamo detto sono motocicli a due ruote o ciclomotori, ai fini del riconoscimento dei contributi occorre fare riferimento alla potenza nominale continua definita in sede di omologazione. È verificabile sulla carta di circolazione. Perciò vogliono tutto ufficiale, vogliono tutto scritto, vogliono tutto certificato dal produttore. Ed è una buona cosa, ovviamente. Poi andiamo a agevolazioni e risorse disponibili. Quali sono i contributi previsti per l'acquisto di un veicolo? I contributi previsti per l'acquisto di un veicolo rispetto alla categoria sono: veicolo categoria M1, rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4. Perciò puoi avere questo contributo sia se rottami
anche senza rottamare, però ti danno meno come soldi. E poi con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato nelle classi Euro 0, 1, 2, nel caso di locazione finanziaria da almeno 12 mesi. E allora, se abbiamo meno di 20 grammi a chilometro, perciò una vettura elettrica 100%, ci possono dare 6.000 euro se stiamo rottamando un veicolo Euro 1, 2, 3 o 4, 4.000 euro se non rottamiamo nulla, perciò andiamo a comprare direttamente e basta, senza rottamazione. Con rottamazione ci sono 2.000 euro in più che ti danno. E in più il 30% del prezzo d'acquisto fino a massimo 3.000 euro inclusa se fai, diciamo, la rottamazione di 1,0 euro, perciò è quelli ancora più vecchiacci. E nel caso di locazione finanziaria da almeno 12 mesi. Se invece prendi un ibrido, che ovviamente ha pure benzina, perciò le emissioni sono superiori a quelle dell'elettrico, ovviamente che l'elettrico ne ha zero. O anche un ibrido. Questo sopra vale anche per gli ibridi, diciamo quelli che emettono meno, come hanno meno emissioni, però solitamente viene utilizzato come punto di riferimento del full electric. Invece, con emissioni oltre i 20 grammi per chilometro, ovviamente sono gli ibridi. Ti danno 2.500 euro se porti una rottamazione, sempre Euro 1, 2, 3 o 4, o 1.500 euro senza rottamazione. In più vale sempre questo 30% dell'acquisto fino a massimo 3.000, se rispetti, diciamo, quest'altra categoria, Euro 0, 1, 2 nel caso di locazione finanziaria, ma almeno 12 mesi. Perciò, come abbiamo visto, il contributo è massimo 6.000 euro. Per avere però 6.000 euro devi comprare una vettura nuova, nuova, che rispetti determinate, diciamo, standard del decreto, che però deve come punto di forza avere emissioni sotto i 20 grammi per chilometro. Perciò se la tua idea è prendere un'elettrica 100%, e allora rientri e prendi il massimo di quanto è disponibile, diciamo, dell'incentivo, però solo se porti una Euro 1, 2, 3 o 4. Senza la rottamazione hai solo 4.000 euro in meno, diciamo, come sconto. Per quanto riguarda invece un ibrido, se ti interessa un ibrido e non un full electric, sappi che se porti la rottamazione sono solo 2.500 euro, solo, tra parentesi, solo. È sempre un buon aiuto, ecco, un buon agevolazione. E se invece con rottamazione 2005, senza rottamazione 1005, come viene corrisposto il contributo all'acquirente? Il contributo statale è corrisposto dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo d'acquisto, perciò ti faranno poi lo sconto sul totale da pagare in concessionaria. Quali sono le risorse disponibili per le agevolazioni dei veicoli a basse emissioni complessive? Le risorse disponibili sono così definite: categoria M1, 60 milioni di euro per il 2019, 70 milioni di euro 2020, 70 milioni di euro 2021. Perciò abbiamo 7, 14, 200 milioni di euro in 3 anni come aiuto, agevolazione per chi vuole acquistare una nuova vettura a basse emissioni. Invece per la categoria L1 e L3, perciò come abbiamo detto mezza a due ruote, sono 10 milioni di euro solo per il 2019, ma io sono certo che nei prossimi anni rinnoveranno, perché è importante mandare avanti al più possibile questi mezzi elettrici. Perciò per me il prossimo anno lo ripeteranno senza ombra di dubbio. E gli acquirenti, va bene, qui dice chi può, il veicolo può essere acquisito anche tramite locazione finanziaria? Sì, il decreto non prevede alcuna restrizione in merito. Cosa devo fare?
Cosa deve fare un acquirente per usufruire del contributo? L'acquirente deve rivolgersi ad un rivenditore. Sarà quest'ultimo a farsi carico della gestione della pratica relativa al contributo. Perciò, come vi ho detto prima, sarà direttamente il concessionario a fare tutto. Farvi anche lo sconto, levarlo dal totale, eccetera, eccetera. Contributi e modalità di accesso. E qui avremo tanto tanto altro da leggere, però vi invito realmente ad andare direttamente voi sul sito, come abbiamo detto è ecobonus.mise.gov.it. Da qui avete tutte le informazioni che volete. Ancora oggi non puoi fare la registrazione, come detto, perché per ora avendolo avviato da poche ore sarà solo, diciamo, dedicato ai concessionari di tutta Italia. Poi successivamente si potrà anche l'interessato fare l'iscrizione. Poi abbiamo contributi, area rivenditori, FAQ, normativa, news e contatti. E allora, se il video ti è piaciuto, che già si è fatto lunghissimo, 20 minuti, 21 minuti circa, se il video ti è piaciuto, clicca un bel mi piace. Continua a seguirci, clicca sulla campanella dopo l'iscrizione, metti un mi piace e commenta questo nuovo ecobonus. Facci sapere cosa ne pensi e se anche tu sei interessata all'acquisto di una nuova vettura, magari totalmente elettrica. Ciao, al prossimo video.